Roberto Cammarelle come atleta è stato tra i più vincenti della nostra box, un punto di riferimento del movimento. Ecco, una domanda in generale, qual è lo stato di salute della box italiana? Ma in questo momento possiamo dire che stiamo ripartendo alla grande, ci sono stati un paio di quadrienni olimpici non positivi e anche il professionismo non ha dato il meglio di sé, ma da 5 anni a questa parte, 3 anni a questa parte si è un po' rivalizzato, diciamo la spinta del Covid è stata molto forte, nonostante noi praticamente ci siamo fermati molto poco, perché noi siamo simbolo di lotta nella durezza, quindi noi col Covid ci giochiamo alla grande, non abbiamo quasi mai smesso se non negli obblighi delle restrizioni. Quindi non è stata una convivenza difficile, Non è stata convivenza difficile, e l'anno scorso abbiamo vinto una medaglia olimpica di bronzo con Irma Testa. Quest'anno Irma Testa si è ripetuta ai mondiali vincendo l'argento, trascinando con lei il bronzo di Alessia Mesiano, quindi il femminile è molto forte. Abbiamo nel maschile un campione europeo, un vice campione europeo e altre 5 medaglie di bronzo europee, quindi anche il maschile è tornato a farsi sentire. Nel frattempo ci sono pugili molto interessanti nel professionismo che si stanno mettendo in luce, con la punta di diamante che è Michael Magnesi, che ha vinto il mondiale anche quest'anno, quindi le prospettive sono molto interessanti. Sono rose, ecco, mi facevi riferimento poc'anzi, l'Abruzzo è terra fertile sotto questo profilo, no? Dal punto di vista soprattutto delle tradizioni. Sì, l'Abruzzo, come diciamo il trend italiano, sta ricominciando a formare campioncini, abbiamo diversi elementi che già gravitano intorno alla nazionale, tra cui diciamo, la più forte è Olena Savchuk, che ha rischiato anche lei la medaglia ai mondiali. Ha sfiorato il podio, quindi sta crescendo e stasera avremo la fortuna di averla con noi ospite. Ecco, questa sera appunto internazionale di club Italia contro Francia, il livello qualitativo è già elevato. Beh, il livello è molto buono, perché anche nelle altre nazioni, e la Francia poi è una molto, molto forte, sin da ragazzini praticano il pugilato come sport di divertimento e quando combattono hanno già un'esperienza di palestra molto importante. Noi qui abbiamo ragazzi giovani, ragazzi junior che sono under 15, perché vogliamo iniziare un percorso che arriverà a settembre, dove ci saranno i campionati europei qui da noi junior, e vogliamo far vedere che noi siamo forti e soprattutto regaliamo un sogno ai nostri ragazzi, a questi ragazzi francesi, perché anche loro possono mettersi in mostra e ambire chissà a partecipare a questi campionati europei. Questo noi lo auspichiamo assolutamente, il pugilato in generale passione, tanto sacrificio, no? Ecco, le nuove leve, le nuove generazioni rispondono bene sotto questo profilo rispetto al passato? Allora, devo dire che è cambiata la cultura, diciamo un po', della società, e il sacrificio non è che si capisce molto bene, però il nostro sport è uno di quegli sport dove te lo fa capire sulla pelle. Tra i valori che c'è nel pugilato c'è soprattutto il rispetto di se stessi. E rispettare se stessi significa impegnarsi, perché poi quando sali sul ring e non sei preparato vieni punito. Poi c'è il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, questo ti fa capire che devi essere almeno cosciente di quello che fai, ed è molto importante. Poi il nostro è uno sport completo, perché non si allena soltanto la parte fisica, i muscoli, non è solo fare a cazzotti, ma il nostro è uno sport completo dove ci vuole molta testa, perché è uno scontro fra due menti prima che fra due corpi, e un pugile deve lavorare, allenarsi duramente e con coscienza se vuole salire sul ring e avere soddisfazione. Ma il pugilato è ancora una forma di riscatto sociale? Secondo me sì, anche se io che lo amo, è sicuramente una disciplina, quindi non deve essere soltanto quello.
è anche quello, ma è un bellissimo sport che fa diventare persone migliori. Non c'è dubbio, pugili si nasce, si diventa, tutte e due, com'è sta storia? E il pugili si diventa, però il pugilato è per tutti. Un breve excursus della tua carriera che è stata eccezionale, punto più alto, immaginiamo Pechino 2008, ma non solo. Beh, il campionato olimpico è quello che mi ha dato la fama più grossa, però metto a pari merito i miei due campionati del mondo vinti nel 2007 e nel 2009, perché il primo vinto a Chicago davanti a Muhammad Ali, da peso massimo vincere davanti a Muhammad Ali è una vittoria doppia. E la seconda è la vittoria del mondiale a Milano, casa mia, perché io sono nato e cresciuto a Milano davanti alla mia famiglia, è stato altrettanto stupendo. Poi anche gli altri due podi olimpici, con il bronzo che è la prima avventura che mi ha fatto capire che dovevo vincere e l'argento che mi ha fatto capire che avevo vinto, sono stati comunque per me grosse soddisfazioni. 2012, un grande rimpianto a distanza di anni? Beh, solo del verdetto, però non potendo tornare indietro lo accetto di buon grado. Io c'ho la mia medaglia olimpica e la canottiera di Joshua allo scambio della sala antidoping al museo del pugilato, che ogni volta che Joshua vince si risplende di più. Infatti, anche perché quello, ricordiamo, verdetto assolutamente iniquo. Sì, un verdetto sbagliato, molto casalingo, purtroppo fa parte dello sport, bisognerebbe accettarlo. Io l'ho accettato con sportività, perché l'errore è umano, ci può stare, certo pesa, essere due volte campioni olimpici invece che una ha un certo peso, però la mia fortuna è che ho fatto la storia del pugilato lo stesso e quindi va bene uguale. Assolutamente, l'ultimissima, proprio per fare una battuta, Roberto Cammarelle, gigante buono, così soprannominato, definito, ma sul ring... Ma io sono buono e dico sempre aiutavo a perdere i miei avversari, quindi la bontà è in questo, quando si sta sul ring bisogna avere la determinazione di vincere, quindi siamo tutti amici sotto il ring, siamo avversari sul ring, non ci sono nemici.